Un vasto incendio divampato nella serata di sabato 2 settembre, intorno alle 23, nell'area esterna di un capannone dell'azienda Albere, situata in strada Parcarrone a Strambino. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, San Maurizio Canavese, Carofiamme e Autoradio. Le squadre dei vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. Non sono stati registrati feriti, sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo ed è in corso la bonifica dell'area. Un grosso incendio è divampato nella mattinata di sabato 9 settembre, poco prima delle 13, in un cascinale situato a Marcenasco. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Ivrea, San Maurizio Canavese, Nole e Volpiano. Altre probabilmente ne arriveranno. Le fiamme stanno divorando un capannone pieno di rotoballe. La grossa colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Fortunatamente il capannone è distante dal ricovero animali. Non sono stati registrati feriti o intossicati. L'operazione di spegnimento e bonifica, visto il considerevole numero di rotoballe all'interno del capannone, durerà ancora parecchio.
Incidente nel pomeriggio di lunedì 11 settembre intorno alle 18 sulla strada serrata di Riva Rossa al confine con San Francesco al Campo. Una Fiat Panda condotta da una donna si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Verde, i vigili del fuoco di Torino Sture, San Maurizio Canavese e i carabinieri. La donna, dopo le prime cure, è stata trasportata all'ospedale di Cirié. Non è in pericolo di vita. L'accertamento in corso sulle cause dell'incidente. Incidente nella mattinata di mercoledì 13 settembre, intorno a mezzogiorno, sulla strada provinciale Paraliè a Torre Canavese, coinvolte due vetture, una Toyota Yaris condotta da una donna e un Opel Mokka con a bordo un uomo. La donna, rimasta ferita dopo le prime cure, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita, illeso il conducente della Mokka. Sul posto sono intervenuti i 118, i carabinieri della stazione di Castellamonte e i vigili del fuoco di Ivrea. Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono in corso. Grave incidente nel pomeriggio di sabato 16 settembre, intorno alle 17. Un velivolo delle Frecce Tricolori è precipitato subito dopo il decollo dalla pista dell'aeroporto Sandro Pertini. Il pilota è riuscito a paracadutarsi dal velivolo, che però si è schiantato su un'auto che stava transitando sulla strada con a bordo una famiglia di San Francesco al Campo. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco e di soccorso 118, elicottero Drago dei vigili del fuoco, ambulanze, polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. La vettura dall'impatto si è ribaltata e dall'aereo si sono sviluppate le fiamme. Purtroppo per la bimba non c'è stato nulla da fare. Feriti gli altri familiari, il padre è stato trasportato a San Giovanni Bosco, la madre al CTO e il fratellino a Maria Vittoria. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa possa essere accaduto. Le celebrazioni per il centenario dell'aeronautica militare sono state annullate. Incidente questa mattina, domenica 17 settembre 2023, poco prima delle 11:30, sulla strada provinciale 13 che da Front conduce a Palazzo Grosso. Una vettura della Croce Rossa di Ivrea con due donne a bordo, uscita di strada, ha battuto un palo segnaletico e si è ribaltata giù dalla scarpata compiendo un volo di 5-6 metri. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e i carabinieri di Corio. Fortunatamente, a parte il grande spavento e qualche contusione, le due donne sono rimaste illese, ma sono state trasportate all'ospedale di Cirié per controlli. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Ah, io tanto mi faccio dare la mano a Robby a tirare su. A spingerlo, sì.
Un tir guidato da un autista polacco è rimasto bloccato nella mattinata di giovedì 21 settembre intorno alle 10:30 nel centro di Front. Improvvisamente, infatti, il rimorchio si è sganciato e il mezzo è rimasto bloccato nell'incrocio tra via Salvatore Mura e via Giuseppe De Stefanis. Sul posto è intervenuta la polizia locale dell'Unione Collinare Canavesana, che ha deviato le auto provenienti dalla provinciale 13 nelle strade laterali, mentre più difficile è stata la gestione del traffico pesante. Una situazione, quella della viabilità dei mezzi pesanti, che rimette al centro dell'attenzione la necessità di farli transitare al di fuori del centro del paese, rimarcando ancora una volta l'urgenza della variante che potrebbe risolvere definitivamente il problema. Incidente mortale nel pomeriggio di domenica 24 settembre intorno alle 14:30 sulla provinciale 565 Pedemontana nel territorio di Parella. Una Kia Sportage con a bordo un uomo e una donna si è scontrata con un Kawasaki Z1000 condotto da un 31enne di Crescenete di Ivrea. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte e di Ivrea, la Croce Blu di Ivrea, i carabinieri della stazione di Castellamonte e del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il motociclista, illesi invece gli occupanti della vettura. La strada è stata parzialmente chiusa ed il traffico deviato in prossimità dell'uscita per Parella. Un ultraleggero con a bordo due persone è precipitato nel pomeriggio di domenica 24 settembre intorno alle 17:30 sui prati di frazione Sant'Antonio di Castellamonte. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Castellamonte, Ivrea e Bosco Nero, i carabinieri di Rivarolo Canavese, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago e l'elisoccorso del 118. Coscienti, due uomini a bordo del velivolo, pare residenti, uno a Castellamonte e l'altro a Barbania, che dopo le prime cure sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea, dove verranno valutate le loro condizioni. Accertamenti in corso sul sinistro.
Thank you.